va verso l'alto. No, le 4. Le 4 di ritardo. Molto. Sono stati tanti cambi comunque. Adesso li solo facciamo tutti. In difesa abbiamo cambiato. Eccoci qui, tornati amici. È iniziato il terzo tempo da 30 secondi. Sì, allora è rientrato Megazzini e Perina in attacco sulla fascia sinistra Vitale, in mezzo Ghiotto e Saporito, sulla destra Jordan Maroni e in difesa Raiola e Gurzi, quindi è uscito Bonetti che aveva fatto due tempi, i primi due tempi. In porta è tornato Cecchinato. Ah, salutiamo anche il papà di Jordan. Sì, salutiamo il grande Gianluca che è sulla barca a vela, che sta facendo il giro del mondo. Beato lui. Ma è qui presente la mamma. Una, il papà, la mamma. Due, sì. Palla per Jordan sulla destra. Oi, grazie. Raiola. Ico Raiola, palla sulla destra per Jordan Baroni, palla in mezzo per Saporito, cerca Perina, marcato molto bene dai difensori della Domo, Gurzi riprende lui, Ghiotto Alessandro cerca il tiro, palla fuori di poco. Palla sul fondo, rimessa per la Domo. Megazzini, viene fischiato un fallo a Megazzini. Dai. E parte Vitale, palla al piede, cerca un compagno, Ghiotto, Saporito, Sapo, Ghiotto, ancora Ghiotto, tutto chiuso. Federico Raiola, scodella in mezzo, palla intercettata dalla Domo, riparte il numero 10. Attenzione. E questo sì, è un ottimo intercetto. Bellissima palla intercettata da Raiola che riparte palapiede, si appoggia su Ghiotto. Ghiotto per Saporito, Saporito cerca di là, Jordan fermato, Gurzi respinge, palla sulla destra dove c'è Baroni Jordan, tenta un pallonetto all'avversario, non gli riesce, difende la palla, il numero 11, ma riprende Jordan, grandissimo, molto caparbio, peccato. Attenzione, partito ancora il numero 7, ma Raiola non sbaglia un colpo, ha già fatto 2-3 intercetti, molto 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 bravo. Bellissima questa azione, palla per Ghiotto, palla ancora sul fondo. Azione molto veloce dei nostri con Perina che spalla la porta appoggiato all'indietro su Ghiotto, tiro di prima, ma purtroppo la palla è finita sul fondo. Riprende ancora Raiola, si appoggia su Gurzi Antonio, avanza, cerca un compagno libero. Per un momento pensavo volesse tirare, ma si appoggia su Ghiotto. Occhio! Federico Raiola. Attenzione Antonio. E riprendiamo ancora noi, bravissimi. Poteva essere potenzialmente pericolosa questa azione, ma i nostri due difensori hanno ripreso fortunatamente la palla. Un po' quelle cattive, Sì, un po' quelle cattive, ma se la sono ripresa. Baroni Jordan, rimessa laterale, Saporito,
saporito per Ghiotto, intercettato il pallone. Ancora Raiola che prende la palla, si appoggia su Vitale, no, ritorna indietro e si appoggia in mezzo per... Sì. Sì. Sì, 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 è giusto. Infatti lui la voleva dare dito, secondo me. Antonio ha detto la devi dare dentro. Sì, perché è diventato più pericolosa l'azione poi. Comunque, ancora 0-0, Iuri questo terzo tempo. Iuri? Ancora 0-0 questo terzo tempo, Raiola per Gurzi. Avanza Gurzi, linea del centrocampo, si appoggia per Baroni, Jordan. Palla in mezzo per Saporito, Saporito indietro per Ghiotto, si gira, si appoggia ancora su Raiola. Tutto chiuso, cerca ancora un pallonetto bellissimo per Perina. Vede un fallo l'arbitro? No. Però ti dico una cosa, l'arbitro non può indossare la maglietta, è quasi uguale alla squadra avversaria, è un po' da fastidio. Ma c'è la rossa la sì, maglietta. Sì, però dico, poteva essere una nera. E attenzione, Vitale torna sull'uomo e ferma l'azione. Megazzini, addomestica il pallone per Saporito, fermato ancora Ghiotto. Ghiotto, Sapo, ancora lui, Sapo, spazi molto stretti, Iuri, cerca il tunnel, Vitale lo trova, vediamo se la mette in mezzo, palla in mezzo, fermato, ancora Sapo, ancora Vito cerca il tiro esterno della rete. Ci sta, bisogna provare anche così. Sì. Sono gli spazi un po' chiusi questo terzo tempo. Questo è stato forse il primo tiro. C'è un cambio nelle file della Domo. Allora si può fare il cambio. Vedo che anche i nostri ragazzi vanno un po' rispaldati. Qui è vedo Colia e Licinski. Sì. Colia e Licinski che si scaldano. Si riparte rimessa da fondo col portiere della Domo che smista sul numero 2. Megazzini ferma tutto, si appoggia su Ghiotto non trova lo spazio, rimpalli. Riparte la Domo sulla destra col numero 6, attenzione, il 7 si appoggia. Ah, bravo Antonio, ferma tutto. Questa è una bellissima palla, vediamo un po'. Bella, ragazzi, sì. Sono proprio sfortunati. Bella. Il numero 10 è andato al tiro sull'uscita di Cecchinato, ma palla fortunatamente è andata fuori. Sì, gli ha chiuso lo specchio della porta. Gli insegnamenti di papà Matteo funzionano. Ancora la Domo pericolosa sulla destra, cross in mezzo, uomo libero, la mette giù, il tiro e para Cristiano Cecchinato. Non era un tiro potente, però abbastanza. Però c'era, in porta c'era. Si lotta su ogni pallone, Raiola in mezzo per Perina, anticipato, Ghiotto, Sapo, Jordan Baroni, Sapo. Ghiotto, usciamo palla al piede e siamo ancora noi ad avere la palla. Ghiotto, bella palla per Vitale, sinistro, para il portiere, ancora Mega, Perina ed è gol di Nicolò Perina. Bellissima azione, tambureggiante azione. Cambio. Allora, Ghiotto è entrato. Esce Ghiotto, entra Licinski. No. Ghiotto esce rimane. Vitale e Megazzini, entra Colia. Sì, entra Colia al posto di Megazzini in attacco. Saporito si è spostato sulla sinistra al posto di Vitale.
Basta, gli altri sono rimasti. Vabbè, non ha cambiato tatticamente, non ha cambiato niente, perché comunque sono cambiati i ragazzi che giocano sempre le stesse cose. Sì. Ah, no, però sì, Magazzini può sì, poi è uscito però Vitale sulla sinistra. Ah no, abbiamo cambiato perché si è spostato Saporito a sinistra. Sì. Lecinski è andato in mezzo al posto di Saporito, in coppia con Ghiotto. Prende una bella palla Perina. Attenzione, numero 7, molto pericoloso, tenta ancora, ferma tutto, ancora Gurzi. Aia, aia. Ghiotto. Sì, Ghiotto si appoggia indietro. È entrato anche Caci in porta al posto di Cristiano Cecchinato. Allora, cosa è successo, ragazzi? Eh? È finita? A metà tempo hanno fatto play. Ah, è finita. Ah, fanno 10 minuti e poi fanno tipo play, come si chiama? Sì. Time out. Sì. Si può fare time out, ma però sì, siamo al decimo, un time out, diciamo. Molto strano, comunque tant'è. L'arbitro ha fermato il gioco per permettere a tutti i giocatori di bere e di riposarsi. Scusa. Chi ha un minuto, te cazzo, però Antonio, parliamo un po' del paesaggio che stiamo guardando. Sì. Veramente sì. Un campo bellissimo. Campo molto bello, con vista sulle montagne, qui attorno. La scuola calcio Milan, comunque, Juve Duomo, unica scuola sì. Calcio in Piemonte, così lontano. Montagne bellissime, verdi attorno a Domodossola. Bellissimo posto per giocare a calcio, bellissima temperatura, bellissimo ambiente, bellissima gente. Sì. Ma tutto perfetto. Anche la partita molto, direi anche amichevole. Sì, partita correttissima, molto combattuta, perché comunque il risultato è in questo terzo tempo è ancora per l'1-0 per noi, però bisogna sempre stare attenti perché ancora in bilico il risultato. Collia, palla in mezzo, viene fermato Lecinski, Jordan 1-2 con Digio che è entrato di gioia, palla in mezzo, Collia, problema di girarsi, viene fermato Ghiotto sulla sinistra per Sapo, bella palla di Sapo in mezzo, anticipato Collia dal portiere. Ico Raiola, Federico Raiola, palla in mezzo per Lecinski, si allarga Gurzi sulla destra, Lecinski invece tenta il passaggio in mezzo per Collia, si gira il tiro, pare portiere. Riprende la Domo da portiere, palla sulla destra. Ma ferma tutto Ale Ghiotto, il tiro da un'ottima posizione, peccato, palla alta. Era una buona occasione questa, Iuri. Potevamo mettere in cassaforte il risultato. Ricordiamo anche un po' di tensione di Ale Ghiotto. Certo, Ghiotto. Una volta in 5 certo. anni nella sua città. Lui gioca in casa. Gioca in casa. Giocava il suo zio. Sì. Gioca in casa con la fascia da capitano, da leader di questa squadra, quindi molta tensione per lui, ma comunque ha già fatto un gol. Saporito, palla in mezzo, rispinge la difesa dalla Domo, ancora la Juve Domo, si lotta di gioia, fermato Gurzi, un po' di confusione adesso, mette ordine Raiola. Raiola avanza, cerca il passaggio fittato per Saporito.
Attenzione al contropiede, ancora Raiola ferma tutto. Palla per Saporito. Ghiotto, 1-2 con Saporito, molto bene. Ah, peccato. Eravamo 3 contro 2, era una buona azione. Federico Raiola ferma tutto. Gioca su Ghiotto, Ghiotto per Saporito, Collia, 1-2 con Saporito, palla in mezzo, respinge la difesa, De Cischi carica il destro, palla alta. Palla alta di De Cischi, siamo ancora, sì, altri cambi, esce questa volta Ghiotto. Un applauso a Ghiotto. Esce, entra Zonca, esce anche Saporito. Ed entra Ferro Fabiano sulla fascia sinistra. Diodomo. No. Cacci si appoggia su Gurzi. È entrato anche Giaquinto, ho visto. Giaquinto al posto di... È entrato Giaquinto al posto di Jordan, sì, sulla destra, è vero. Un saluto ancora a papà di Giaquinto che è al bar che ci sta aspettando. Ah, e riprende. Che non giocava il suo figlio, però. Zonca su Ferrò, Fabiano Ferrò, cerca lo spazio per il tiro, non lo trova. S'appoggia per Zonca, tiro respinto. Raiola tenta lui a questo punto, palla sul fondo. Ma ancora siamo a 0-0? No. A 1-0. 1-0. Parte la Domo. Attenzione. Ferma tutto ancora Federico, Raiola, Ferro, Fabiano. Palla in mezzo per i Cischi, ha un po' di spazio le Cischi. Digio, carica il destro, palo pieno. Riprende Giaquinto, cross in mezzo, di gioia, non arriva Fabiano. Ah, peccato. Si appoggia dietro su Zonca, Zonca lotta in mezzo a due. E riparte la Domo. Palla in avanti, un po' lunga, Antonio copre e riparte lui palla al piede, Gurzi Antonio, cerca di centrocampo, si era inserito già Quinto, non l'ha visto Gurzi, avanza ancora e tenta il tiro e qui viene fermato in fallo, con un fallo, ma sì, fallo, fischia l'arbitro, sono ancora dei cambi. Gioco un po' spezzettato adesso con tutti questi cambi. Punizione per il Novara. Sulla palla c'è Zonca. Zonca. In mezzo 4 uomini del Novara. Palla per Fabiano, non arriva ad un soffio. Palla sul fondo. Siamo entrati al 19esimo minuto. Sì, siamo al 19esimo minuto, manca poco alla fine. Sarà un minuto di recupero perché sarà... C'è stato il time out, sì. Ancora rimessa dal fondo per la Domo. Partita che stancamente si sta portando alla fine. Anzi no, angolo, buona. Andiamo un calcio d'angolo, si occupa della battuta Daniel Giaquinto, col suo destro a giro, palla in mezzo, ottima, ancora calcio d'angolo, respinge la difesa in calcio d'angolo. Ricordiamo a telespettatori che comunque possiamo vedere anche le partite adesso dai spalti dello stadio. Eh sì. Dal primo giugno entra in vigore, sì. Non permesso di entrare. Sì. È tutta un'altra cosa. Ancora Giaquinto, palla in mezzo, respinge con la mano il portiere. Gurzi tenta il tiro. Ancora Raiola, Zonca.
Zonka in mezzo a due, palla sulla destra. No, già, per il tuo, il tuo. Ah, attenzione, numero 10. 10, 10, esce Caci e fa solo la palla. Bravo, bravo, bravo. Senza paura è uscito sui piedi e ha fermato questa pericolosissima azione. Già quinta. Palla in mezzo per i Cischi, c'è un po' di spazio. La smista su Digio, in mezzo c'è Collia e Ferrò. Ecco, adesso arriva la palla in mezzo. Già quinto. Cross in mezzo. Respinge ancora la difesa. Zonka viene fermato. Già quinto, fermato anche lui. Le Cischi. Palla ancora per Già quinto. 1-2 con Zonka, molto bene. Tiro Zonka, para al portiere. Dobbiamo sfruttare più i tiri di raso terra, perché comunque il portiere è sì. troppo alto. Sì, le porte sono anche piccole, non è facile far gol. Gurzi, ancora lui, tenta il tiro. Pare portiere. Palla sulla destra, numero 5. Siamo entrati in finale della partita. Sì. Ultimi sgoccioli della partita. Caci per Raiola un po' di spazio. Caci sicuro in porta. Avanza, cerca una soluzione, palla in mezzo per Di Gioia. Gurzi anticipa il numero 10 e riparte. Zonka. Cerca un filtrante per Già quinto, ferma tutto il numero 11. E c'è fallo per la Domo. Dai che non è fallo, dai. Un fallo direi. Buttalo fuori quello lì. Questi qua non sono insegnamenti di calcio vero. Bisogna anche sapere, però quando ci vuole, Iuri ci vuole. Cioè, qualcuno in famiglia deve avere la cazzima. Se non ce l'ha il papà, è giusto che ce l'abbia il figlio. Cioè, è giusto così. Non è più di ciechi. Gurzi ancora lui, salta un uomo, Gurzi cerca un'opzione, palla per Ferro, Fabiano torna indietro sul destro, la smista, le Cischi in mezzo, un tiro mentre cadeva e finisce qui. Due parole facciamo sì. Al tecnico. Cosa due parole pensi? Di commento al nostro tecnico Zonka. Sì. Bene, è stata una partita molto combattuta, anche perché la Juve Domo si è dimostrata molto vincente. Ha meritato forse un risultato un po' diverso nel secondo tempo, però c'è da dire che i nostri ragazzi sono dimostrati molto in gamba e hanno lottato fino in fondo con un merito anche sportivo. Ricordati per domani. Sì, allora ci aggiorniamo dopo, anzi domani, che giocheremo contro il Renate a Novarello. A che ora, Iuri, in collegamento? 11:30? Quindi 11:30 ci. 15:30, sì, ci sarà un prepartita alle 11:30 con Carmine al bar. Nel frattempo, non so se sentite l'elicottero che è venuto a prendere già tutto. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti. Ciao. Saluto dalle nostre tifoserie. Sono tutto da grandi centri finali. Alle 11:30 con Carmine dal bar.